io sarò un po' cosa. Allora, qui siamo nella vera espressione dello spirito americano. Vedi, vedi qui c'è qualcosa da commentare su questa cosa. Questo è l'americanismo. Honky Tonk Man di Clint Eastwood, un grandissimo regista e un grandissimo attore. Ma proprio per quello esprime anche con un certo senso critico, non dimentichiamoci mai che Clint Eastwood è stato un attore di Sergio Leone, quindi sì, Sergio Leone è stato un grande critico dell'americanismo, tendiamoci qui, ha fatto dei western molto all'italiana. Molto, è stata anzi la quintessenza del western all'italiano, ma in ogni caso sono veramente le cose che noi dobbiamo dire. Qui il fatto allora, è questo qui, è inutile che lo neghiamo, questo è l'americanismo, punto e basta, un tipo con un cappello a tesa larga, dietro poi c'è la finanza ebraica e tutto il resto, ma l'americanismo è questo, quello che loro vendono, no? Come immagine del paese della libertà, e questo qui poi il paese dove la libertà veramente non esiste. Esiste molto meno che in Italia, no? Diceva, c'era una definizione del fascismo. Perché America è uno stato di polizia. È sempre stato uno stato di polizia. È di linciatori, polizia e linciatori. No, c'era polizia ti può sparare. C'era quella definizione di Pitigrilli molto bella, no? Sul fascismo. Dice regime dittatoriale, però con la totale inosservanza delle leggi. Oggi è la stessa cosa. Che forse si è formata nel dominio papalino, cioè, o anche di stranieri, che di cercare di aggirare, sopravvivere. Sì. Esattamente. Oh, guarda, la mia impressione, sempre sull'argomento della elusione e della presa per il culo, è tutte le cazzate che vengono dette in questi governi che si sono succeduti da quello Monti a oggi, dove nessuna delle decisioni prese anche ufficialmente, sia sotto forma di decreti legge, sia sotto forma di decreti legislativi, sia sotto forma di decreti ottenuti dal voto parlamentare, e nessuna di queste ha avuto attuazione per i ritardi classici del sistema ministeriale italiano. Sì, c'hanno 400 decreti Allora stiamo a sentire, questo ci deve servire anche per fare una riflessione di noi due che siamo, devo dire, molto vecchi, abituati a queste cose, non può essere che questa. O questi sono un'organizzazione di truffatori portata alle estreme conseguenze, che a me sembra che è così, con la faccia da coglione, perché un coglione come Renzi si vede poche volte. Ma se pensiamo invece che Renzi, quella sua faccia e quel suo portamento da burattino, è in realtà un truffatore che sta truffando l'Europa, la vediamo in un altro punto di vista. Ah, lui potrebbe anche fare... D'altronde, il bello è questo. Ma io infatti penso sempre, perché ha sostituito quell'altro, Letta? No, Letta perché... so che è stato sostituito perché gli americani non lo volevano, perché è andato a Sochi, quindi sono strappi che non si accettano. Però tutto il resto è uguale, il sistema è uguale, l'applicazione della legge in Italia non c'è, non esiste. Non è mai stato. Allora, uno che riesce a capire queste cose campa molto bene. Fatto è, si autogestisce. Sì, non solo. Fatto è che la controparte, cioè tutti i nostri partner europei, queste cose le sanno perfettamente, questa è l'unica differenza.